proprio salotto dell'erboristeria, completato da un piccolo delizioso giardino dove si è consumato il rinfresco di fine serata. L'organizzatrice dell'evento è Marcella Labianca, che ha accolto l'invito del salotto di Erbula. L'iniziativa è nata dalla necessità ugualmente sentita di due amiche, Marcella e Cristiana, di organizzare degli incontri finalizzati alla divulgazione di argomenti che trattano del miglioramento della qualità della vita. A tal proposito è nata la pagina Erbula su Facebook, dove poter leggere delle future attività del Salone di Erbula. Questo primo appuntamento ha avuto come ospite Pino Africano, che ha presentato il suo ultimo libro, Vivere mi piace da morire. Tutti, ma proprio tutti, i cibi anticancro. Questo è il numero zero del salotto di Erbula. È nato da un'idea mia e di Cristiana Valente, della proprietaria, di voler organizzare degli incontri che parlino di come migliorare l'alimentazione, quindi la qualità della nostra vita. Pino Africano, conosciuto mattatore di questo tema, ha pubblicato due libri aventi in comune argomento la sana alimentazione. Quest'autore, con il suo linguaggio, diciamo, ironico e divertente, fa un gran lavoro, cioè di divulgazione della sana alimentazione, e ci parla dei cibi antiossidanti e quindi anticancro. Il primo libro, Aprite le orecchiette, pare essere il più rubato in libreria a Bari. Il tema trattato in questo ultimo libro ha come oggetto i cibi antiossidanti e quindi anticancro. Questo oggetto è contemporaneamente anche l'auspicio per battere una patologia sempre più presente nel periodo storico che viviamo. Pino Africano è costantemente impegnato nella ricerca e nella divulgazione della sana alimentazione, nello scardinamento di convinzioni comuni sul cibo e nello sfatare i falsi miti della pubblicità attraverso conferenze, spettacoli teatrali e corsi di alimentazione sana e consapevole.